tutti gli strumenti, o molti strumenti, a disposizione della giustizia sono stati depauperati, dai reati che sono stati depenalizzati a quelli che non sono stati introdotti, alle leggi che hanno cercato di, per esempio, accorciare la prescrizione, e la corruzione che ci costava nel 92 5 miliardi, oggi secondo la Banca Mondiale ce ne costa 40 e secondo la Corte dei Conti 60. Quindi se ne deduce che si ruba di più, dottor Davino. Lo so, ma guardavo se lui era attento. Ma era un testo attento. È che in viaggio in macchina mi hanno massacrato, ero l'unica donna. Sono vendicata subito. Ragionevolmente si può ritenere che ce ne sia di più. La corruzione è un reato a cifra nera elevatissima. La cifra nera è la differenza tra i delitti commessi e quelli denunciati. Nel senso che non viene denunciata pressoché mai, però ci sono degli indici di percezione che indicano come la posizione dell'Italia nella classifica dei paesi corrotti sia in continua discesa. Cioè, Transparency International, che elabora queste valutazioni, questi indici di percezione, dà un voto da 0 a 10 come a scuola. I più bravi, nel senso i meno corrotti, hanno 10 o comunque si avvicinano a 10, i più cattivi, cioè meno, i paesi più corrotti, hanno un voto che va verso lo 0. L'Italia è sempre gravemente insufficiente, è dietro molti paesi africani e asiatici. Nell'Europa occidentale è più o meno allo stesso posto, forse un filo più in su della Grecia, e quindi non è una posizione invidiabile. E tuttavia la cosa sorprendente è che a fronte di un sicuro, almeno secondo i parametri di valutazione, aumento della corruzione, c'è stata una diminuzione delle condanne, che per esempio in materia di concussione sono un decimo di quante erano nel 95. Quindi vuol dire che l'attività di restaurazione che è stata posta in essere negli ultimi 15 anni ha sostanzialmente funzionato, nel senso di impedire agli apparati giudiziari di reprimere questi fenomeni, e questi fenomeni sono dilagati. Voi lavorate di meno? Noi lavoriamo di meno, ma per niente, lavoriamo esattamente come prima. Il problema è che ci sono tante sentenze di prescrizione e poche sentenze di condanna. Questa è la questione di fondo, perché appunto sono stati dimezzati i tempi di prescrizione, sono stati allungati i tempi del processo. D'altro canto c'erano alcune ulteriori trovate come il processo breve e il processo lungo. Il processo lungo sono per fortuna due disegni di legge che non sono stati approvati, mi auguro che non saranno mai. Sono ancora fermi insieme in Senato, però. Sì, sono ancora fermi, speriamo che stiano fermi. Però il processo lungo era la impossibilità per il giudice di ridurre le prove da ammettere, per cui se gli indicano 6 milioni di testimoni deve sentire 6 milioni di testimoni, e quindi il processo non finirà mai. Il processo breve invece era un disegno di legge che prevedeva delle fasi temporali per ogni grado di giudizio, finito il quale il processo si estingueva. Sarebbe come se le ferrovie, constatato che i treni arrivano in ritardo, stabilissero che è giunta l'ora di arrivo, il treno si ferma, le persone scendono e proseguono a piedi. Più o meno questa è l'idea. È ribattezzato processo base. Morto, no? Sì, infatti. Sarcolo. Sì. Mi chiede sempre se la stessa domanda. Sì. Sì, no, beh, la mia impressione è l'impressione analoga. Cioè, dovevo curarlo per ogni cosa che faceva. Quando mi lavoravo insieme. La mia percezione è la stessa di Transparency International. E d'altra parte, io non faccio più il magistrato, mentre Piercamillo fa ancora il magistrato, io posso vederlo dall'esterno, e quindi la mia opinione è un'opinione come può essere la vostra. E com'è che si può formare questa opinione? Beh, leggendo i giornali, guardando la televisione, insomma, notando dai media quante volte emerge qualche cosa, nonostante quel che ha detto prima Piercamillo Davigo, che c'è una nero, cioè c'è una non conoscenza veramente molto, molto, molto elevata, perché è un reato commesso da due persone, due o più persone che si mettono d'accordo per commetterlo, no? Non è come il furto, per esempio, in cui uno ruba una macchina e c'è quell'altro che non ha più la macchina, no? E quindi è difficile che una delle persone interessate possa denunciare il fatto.
lo si percepisce, come vi dicevo, informandosi, lo si percepisce anche attraverso altri canali. Cioè, io mi chiedo, ma è possibile che la corruzione sia diminuita quando non è stato fatto nulla, o quasi nulla, per rendere più difficile la corruzione? E nulla o quasi nulla per rendere più facile la scoperta della corruzione. E anzi si sono verificate quelle vicende, quei fatti di cui si parlava prima, qualche reato che è diventato meno reato, falso in bilancio, lo uso ufficio, qualche prova che è diventata meno prova, i termini di prescrizione che si sono accorciati. Beh, io credo che non siamo messi in una situazione particolarmente diversa da quella che esisteva 20 anni fa. Eppure qualcosa è successo, perché ci ricordiamo le monetine, no? Raffaele, 20 anni dopo siamo messi peggio, eppure c'è una sostanziale acquiescenza, oppure così, insomma, non è tornato uno sdegno popolare così, così forte, o forse così manifesto. Ma dunque, due considerazioni. La prima è che, come dice il professor Ainis, l'indignazione è come la tensione erotica, bisogna tenerla alta a lungo, e quindi non capisco anche la gente a proposito. E la seconda considerazione è che io non credo. No, la seconda considerazione è che io non credo affatto che ci sia acquiescenza, credo che ci sia rassegnazione, che è un sentimento molto diverso. C'è la delusione, appunto, per il fatto che non se ne è venuti a capo, c'è purtroppo un distacco progressivo dalle istituzioni, questo sì pericoloso, con una sorta di qualunquismo dilagante per cui le persone ragionano in questi termini, rubano tutti. Tra l'altro è una cosa che mi fa infuriare, quando io trovo qualcuno che dice rubano tutti, di solito gli chiedo, lei ruba? E quello mi dice, no, io non dico neanche io, siamo già in due, come vedete. Allora rubano in molti, non tutti, ma per distinguere quelli che rubano da quelli che non rubano bisogna fare i processi, che è esattamente quello che cercano di non farci fare, perché di notte tutte le pecore sembrano grigie, e invece non è così. Tuttavia, se la crisi economica continuerà a mordere ancora un po', io penso che alla rassegnazione subentrerà di nuovo l'indignazione. Dopodiché non bisogna farsi illusioni, non durerà di nuovo molto a lungo, ma comunque ci sarà, qualche segnale c'è già. Quindi bisogna approfittarne finché siamo in tempo. Bisogna, non è che ne approfittiamo noi, è approfittare l'opinione pubblica. Perché alla fine questo è comunque un paese democratico dove la classe politica non può ignorare quel che pensa l'elettorato. Il cosiddetto Parlamento degli Inquisiti, quello che era in carica tra il 92 e il 94, chiamato così perché ebbe la più alta percentuale di parlamentari sottoposti al procedimento penale, è quello che ha abolito l'autorizzazione a procedere. Non è che l'hanno abolita perché erano diventati buoni, l'hanno abolita perché sentivano che l'opinione pubblica non avrebbe più tollerato l'abuso di quell'istituto come era avvenuto nei 40 anni precedenti. Però ora stanno ricercando di avere l'immunità parlamentare. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ogni tanto propongono delle cose terribili, ma poi non le fanno, per fortuna. Alcune però in questi anni ne hanno fatte. Molte ne hanno fatte. Però devo dire con alterna fortuna, con una certa distinzione, mentre quelle fatte dal centro-sinistra in genere hanno creato danni abbastanza gravi, quelle fatte al centrodestra in genere non hanno funzionato o sono cadute davanti alla Corte Costituzionale, tranne la ex Cirielli che ha tagliato la prescrizione e la riforma delle diverse comunicazioni sociali. Le altre sono state fatte, diciamo così, in maniera un po' approssimativa. Un esempio per tutti, la norma sulle rogatorie è stata collocata dietro un articolo che diceva le norme che seguono si applicano solo se mancano o non dispongono diversamente le norme internazionali. Siccome tra le norme internazionali c'era la prassi, praticamente quelle norme non hanno mai funzionato. Ma questa è insipienza, non è che non avessero cattivissime intenzioni, non erano capaci di tradurle in pratica. Io volevo dirvi che la mia opinione è un pochino diversa da quella di Pier Camillo. Cioè io parto in primo luogo da una constatazione. Le persone che dirigono la società non è che siano arrivate da Marte, sono state elette dai cittadini. Voi mi direte che non si può scegliere la persona, però si può scegliere l'area, si può scegliere tanto. Allora, io non credo che si mandino in Parlamento le persone per antipatia, per dissonanza di idee, no? Si mandano le persone in Parlamento quando la si pensa più o meno allo stesso modo.
E quindi esiste una responsabilità diffusa. Da cosa dipende questa responsabilità diffusa? La responsabilità diffusa dipende dal fatto che esiste un modo di pensare abbastanza generale, secondo il quale poi, vabbè, insomma, a certi mezzi si può anche ricorrere. Voglio dire che noi ci indigniamo quando la corruzione riguarda persone con le quali non possiamo identificarci. No? È successo così all'inizio di Mani Pulite, stavano tutte troppo in alto perché il cittadino medio potesse identificarsi. Poi via via che le indagini sono andate avanti, sono saltate fuori le corruzioni spicciole, perché lì ci portavano le prove. Le corruzioni spicciole delle persone comuni. E allora c'era il vigile urbano che faceva la spesa gratis e in cambio non controllava la bilancia del salumiere, c'era l'ispettore del lavoro che non si accorgeva delle irregolarità del cantiere in campo che riceveva la bustarella, c'era l'ufficiale medico che faceva in modo che il ragazzo non facesse il servizio militare che allora era ancora obbligatorio e in cambio riceveva il suo compenso e via dicendo, e via dicendo, e via dicendo. Da quello che c'è stata una trasformazione dal momento in cui anche con una mancanza di rispetto della dignità delle persone coinvolte nelle indagini si esultava, no? Progressivamente, via via che il tempo passava e via via che i cittadini potevano riconoscersi nelle persone coinvolte nelle indagini, allora hanno cominciato a dire: ma questi qua cosa vogliono fare? Vogliono venire a vedere quello che faccio io? E allora l'indignazione è scomparsa. Mentre è scomparsa, adesso mi rubo un minuto e vi racconto un episodio del fatto. Si insiede in governo Monti. Il direttore mi telefona e mi dice: senti, è vero che c'è un nuovo governo, di persone per bene, però il Parlamento è rimasto lo stesso. Facciamo un pezzo per ricordare chi sono le persone in Parlamento, tra pregiudicati, inquisiti, volta gabbana, mercanteggi vari, di gente che ha cambiato improvvisamente idea, si è fatta tutta la rapa costituzionale. Facciamo un po' una rassegna con i nomi. Allora io mi metto a lavorare e mi occupo soltanto di quelli con precedenti penali che sono attualmente inquisiti. Arrivo a 12.000 battute, cioè una pagina di giornale senza le foto, senza la telefono, e dico: guardate, non si può, cioè, mi date 4 pagine di giornale oppure non si può fare. Allora la risposta è stata: vabbè, occupati solo delle cose più importanti. Morale, affitto, ministro, ho dovuto togliere 6 reati perché erano, mi prendevano metà colonna, li prendeva solo lui. Cioè, questo vuol dire che però è vero, c'è una responsabilità diffusa, però è anche vero che questo sistema elettorale ha partorito questo mostro che ci troviamo davanti. Vabbè, io adesso invertiamo un attimo perché stavo, se posso, posso. No, io credo che questa tendenza, che questa osservazione sia un'osservazione giusta per quel che riguarda la restrizione, e però che sia una, anche una specie di ricerca di una giustificazione collettiva, no? Nel senso che noi tendiamo proprio a fare una distinzione, lo si fa, tra una fascia della società che sono i cattivi e l'altra fascia della società che sono i buoni. Secondo me non è proprio così, così non è. Questo è un paese in cui a Milano ogni notte ci sono 60.000 automobili in divieto di sosta. Ci sono 60.000 automobili in divieto di sosta tutte le notti a Milano. Credo che sia un indice abbastanza attendibile per misurare. Cioè nel mondo dell'altro, poi magari controlliamo, però no, è vero, però questo è un indice per misurare la trasgressività degli italiani. Quanti sono quelli che non pagano il biglietto del tram, dell'autobus, della metropolitana, del treno? Sentivo dire, non lo so se la notizia corrisponde effettivamente, che ci sono in giro 3 milioni di italianini falsi dell'assicurazione. Allora, mettiamo insieme questa cosa e proviamo a vedere che cosa significa tutto ciò.
significa che esiste una trasgressività talmente diffusa che poi non si può fare altro che esprimere trasgressività, anche a livelli più alti. Io credo che sia così. Torniamo indietro ad allora. No, prego.